Salve a tutti e grazie di essere qui. Nell'ultimo video abbiamo parlato di gambe, in questo parleremo di un gruppo che sicuramente vi interesserà di più. Parliamo di pettorali. Il pettorale è il bigliettino da visita del palestrato ancora prima che del culturista. Però molti, molti hanno problemi con questo distretto, quindi come operare? Qualche giorno fa ho fatto un post su Instagram parlando proprio dei gruppi muscolari carenti e ho elencato in senso lato alcuni dei punti che potrebbero determinare una carenza. In primis c'è una difficoltà nella percezione dello stimolo a livello localizzato, quindi faccio fatica a percepire in questo caso il petto mentre faccio le spinte. Per quale motivo? Probabilmente la tecnica è errata e si dissipa troppa energia nell'attivazione non desiderata dei gruppi sinergici. Quindi il primo obiettivo è quello di migliorare la tecnica di esecuzione e di dare quindi uno stimolo più specifico al muscolo che stiamo cercando di lavorare, anche perché fateci caso, tutti i gruppi muscolari che fate fatica a percepire sono anche quelli che generalmente sono più indietro. Il secondo punto è relativo all'intensità, al volume e alla frequenza di lavoro. Spesso si fa troppo o troppo poco e se su un novizio il troppo, almeno inizialmente, rende comunque, su un avanzato potrebbe non essere così, mentre il troppo poco non genera comunque mai un adattamento sufficiente per avere un miglioramento apprezzabile, così come la frequenza, quante volte a settimana stimolate quel dato distretto e con quale intensità. Anche la scelta degli esercizi risulta assolutamente fondamentale e questo lo vedremo tra poco. Alla fine, purtroppo, c'è anche il fattore genetico, quindi se si ha una scarsa quantità di fibre nel distretto in questione è probabile che questo rimarrà comunque problematico, ma proprio per questo motivo bisogna sicuramente premere di più sui punti precedentemente elencati. Quando si parla di pettorali si pensa immediatamente alla panca piana. La panca piana è un buon esercizio per i pettorali? Io direi che innanzitutto la panca è un esercizio anche per i pettorali. La qualità del lavoro esprimibile con questo esercizio dipende molto anche dalla struttura. Un soggetto che ha il torace piatto, i monconi delle spalle anteposti, difficilmente riuscirà a sfruttarla al meglio. Quindi, per questi soggetti, i manubri possono effettivamente sostituire il lavoro fatto con un bilanciere? Io direi di sì. Premettendo che non c'è nessun esercizio obbligatorio, così come non è obbligatorio allenarsi, i manubri possono dare sicuramente dei vantaggi rispetto alla panca piana. Si apre la catena, cinetica, si coinvolgono meno i tricipiti, si ha maggior range di movimento e tutto è a vantaggio dello stimolo del pettorale. Ma ancora prima di approcciarsi all'esercizio pesante, definito tale perché si pone bene nei confronti dell'utilizzo di un buon carico, se il problema è la percezione, il mio consiglio è quello di saturare il muscolo. Generalmente un muscolo pieno di sangue reagisce meglio e qui ci tornano utilissimi i macchinari, ma anche i classici piegamenti a terra o la floor press che avete visto nel primo video di questo canale. A proposito di macchinari, di esercizi complementari, di cavi, quanto tornano utili? Per i fautori dell'esercizio con pesi liberi, io mi ritengo uno di quelli, c'è comunque da considerare il fatto che i macchinari e simili danno modo di lavorare su regimi che difficilmente si possono riproporre con manubri o bilancieri. Quindi l'applicazione di tecniche di intensità, di rest pose, sono molto molto più semplici tramite l'utilizzo di una chest press, delle aperture cavi e quant'altro. Quindi sotto questo punto di vista tornano estremamente utili. Ricordatevi anche importantissimo di curare la mobilità articolare, in questo caso quella del cingolo scapolare. Se avete una buona escursione avrete anche ottimi guadagni per quanto riguarda lo stimolo muscolare. Infine la frequenza di allenamento. Sono dell'idea che se un muscolo fa fatica a recepire degli stimoli allenanti, questi debbano essere impartiti più frequentemente, quindi più allenamenti a settimana per lo stesso gruppo muscolare. Sempre se è stato fatto un buon lavoro sui punti precedenti, quindi se le esecuzioni sono scarse, se si ha problemi di percezione, fare più allenamenti non produrrà alcun tipo di risultato, anzi si potrebbe anche tradurre in un infortunio.
Soltanto che quando si fanno più allenamenti per lo stesso gruppo muscolare si deve stare un pochettino attenti a non cadere nel troppo. Un buon modo sarebbe sicuramente quello di fare una sessione cosiddetta pesante, quindi incentrata sull'esercizio principale che abbiamo detto essere una distensione con bilanciere o con manubri, per poi passare a una sessione più leggera, più voluminosa. Più metabolica in cui si fa largo utilizzo di esercizi complementari e di isolamento. Il fatto anche di far affluire sangue continuamente al muscolo, di colpirlo più volte, aumenterà esponenzialmente anche il livello percettivo e stimolare un muscolo più volte a settimana, paradossalmente, potrebbe anche incrementare le sue facoltà di recupero. Quindi tenetelo presente. Detto questo, una linea estremamente generale potrebbe essere esercizio di attivazione, quindi piegamenti a terra, floor press, aperture cavi, chest press comunque eseguita in un regime che non sia troppo stancante, per lasciare spazio poi all'esercizio cardine, quello principale, quindi distensioni con bilanciere o ancora meglio con manubri, e passare alla fine a qualche esercizio un pochettino più specifico, più di isolamento, inserendo magari nella sessione pesante qualche tecnica di intensità, tutto curando esecuzioni, percezione del lavoro fatto e anche la mobilità articolare. Detto questo, aspetto i vostri feedback, spero di esservi stato utile e ci vediamo presto per un prossimo video. Buona giornata, ragazzi!